Proprio in questi giorni sono ripartiti i lavori per il ripristino della linea ferroviaria subappennina italica che collega Ancona con Fabriano, Sassoferrato e Pergola. Una linea ferroviaria seriamente danneggiata durante l'alluvione del 15 settembre scorso. E proprio in questi giorni, 10 anni fa, nasceva Fondazione FS, un ente che valorizza l'enorme patrimonio culturale, storico, tecnico di Ferrovie Italiane. Un patrimonio che è una risorsa per tutta la nostra nazione, non solo dal punto di vista turistico, ma anche commerciale, che viene recuperato ripristinando treni e linee ferroviarie troppo spesso, troppo velocemente abbandonate. E allora il treno tornerà a sferragliare proprio quest'estate sulla linea subappennina italica, trasportando turisti, studenti, intere famiglie alla scoperta di territori delle province di Ancona e Pesaro Urbino, alla ricerca e nella visita dei musei dei nostri meravigliosi borghi e per assaggiare le eccellenze enogastronomiche di questi territori tutti da scoprire. E allora siamo orgogliosi di poter festeggiare il decennale di Fondazione Ferrovie dello Stato con la riapertura della subappennina italica definita dal direttore ingegner Luigi Cantamessa una bella storia italiana. Perché non esiste futuro senza visione, non esiste futuro senza infrastrutture stradali e ferroviarie.